Buonasera, sono Giada della Misericordia di Vicarello e questa nostra ripresa è stata fatta per mostrare a tutti i visitatori del nostro sito l'ambulanza che utilizziamo per i servizi di emergenza. Sappiamo che non è una cosa gradevole salire sull'ambulanza, ma noi vogliamo farvi vedere le attrezzature che utilizziamo in modo da rendere questo viaggio il più sicuro e confortevole possibile. La nostra ambulanza è costruita su un telaio Fiat Iveco 160 Multijet, ha un 3000 di cilindrata ed è stata allestita dalla Arical di Reggio Emilia. Allora, partiamo dall'esterno. La nostra ambulanza è dotata di strobi anteriori, strobi laterali, con annessi faretti per cercare i numeri civici in eventuali servizi di notte, quando giustamente non è illuminato e si può non vedere bene il numero. E parte un fascio di luce da lì? Sì, da qui e da qui, che illumina. Ah, tutte e due contemporanee? Sì, che fanno praticamente un fascio unico. Ah, fai un fascio unico, uno vede meglio il numero. Bene, bene, cioè riesce a individuare il numero. Poi, faretti posteriori, sì, no, strobi posteriori, e siccome abbiamo deciso di dedicare questa nostra ambulanza a due grandi personaggi, qui abbiamo un'adesivatura dedicata a Giovanni Paolo II, e come potete vedere di qua, dietro? Sì, c'è solo. Dedicata a Padre Pio. Sì. Allora, questi faretti si accendono al momento che apriamo il portellone laterale, in modo da illuminare l'entrata dell'ambulanza verso il posteriore. Questa è la porta scorrevole per entrare nel vano sanitario. Adesso iniziamo il nostro tour all'interno della nostra ambulanza, iniziando appunto dal lato guida. All'interno possiamo vedere tutti i normali accessori di un'autovettura, con il cruscotto, il volante, tutti i comandi normali di un'autovettura e poi qui accanto al cambio abbiamo il nostro computer di bordo. Il nostro computer di bordo si accende grazie a questo pulsante e una volta acceso il computer possiamo, a seconda delle esigenze, selezionare una di queste voci e accendere i lampeggianti principali, i lampeggianti supplementari, la sirena principale e la sirena ausiliaria. Con questo pulsante iniziale in cui c'è scritto emergenza si accendono tutte insieme queste quattro che vi ho appena illustrato, altrimenti ognuno seleziona quello che vuole singolarmente. L'ultimo pulsante qui è il deviatore sirena, che ci permette di cambiare il tono della sirena con un clacson dal volante in modo da non distrarsi dalla guida per pigiare il giusto bottone sulla tastiera. Poi abbiamo i normali controlli del climatizzatore e qui a destra invece abbiamo l'accensione delle luci del vano sanitario, i faretti laterali che vi ho mostrato prima e il blocco del gradino, cioè della pedana, per tenerla sempre chiusa, sempre aperta, e la porta scorrevole. La porta scorrevole è questa qui alle mie spalle per passare dal vano guida al vano sanitario senza dover scendere dall'ambulanza. Pigiando qui. Adesso non importa. Accendiamo anche le luci. Adesso possiamo passare tranquillamente nel vano sanitario, ma non prima di avervi mostrato che abbiamo anche qui vicino al lato guida il
la radio per comunicare con gli altri nostri mezzi e con i mezzi delle altre ambulanze e con la centrale del 118. Allora, da qui possiamo passare agilmente nel vano sanitario e inizio a illustrarvi tutto quanto. Qui ci sono i guanti per misura. Qui sotto, in questo mobiletto, ci sono le bombole d'ossigeno. Da qui si può vedere bene il grado delle bombole. E eventualmente da qui, da questo sportello qui, si apre per cambiarle. Poi qua abbiamo questo armadietto di rianimazione dove c'è l'ambu con tutte le mascherine intercambiabili. Qua invece teniamo lenzuoli, carta, altri teli di ricambio per la barella. E qui come vedete abbiamo un altro computer di bordo molto simile a quello che c'era davanti. Si accende da qui. E qui sotto abbiamo tutti i comandi per l'illuminazione. Luce al neon. Questa è la gradazione più forte. Poi ci può essere quella più tenue per eventuali viaggi di notte. Poi ci sono le luci spot, che invece sono questi faretti che si possono muovere e girare a piacimento per aumentare l'intensità della luce al neon. Le luci degli armadi che si accendono lì dentro e anche in questo armadio laterale, e poi le luci notte, eventualmente per un viaggio lungo di notte, con queste luci la situazione è più gradevole. Poi qui abbiamo tutti i comandi per l'aspiratore, l'aria compressa, anche qui la porta scorrevole. Poi di qua invece abbiamo tutti i comandi del climatizzatore, riscaldamento supplementare, espulsione dell'aria e immissione dell'aria. Qui sotto invece c'è tutto quello che è necessario per dare ossigeno ai pazienti che ne hanno bisogno. Da qui si accende e si spenge l'ossigeno e da qui si misura la quantità di ossigeno che si vuole mandare nella mascherina o negli occhialini. Qui sotto abbiamo tutte le cantere che contengono all'inizio aghicanula, farfalline e deflussori, rubinetti a tre vie, sotto siringhe e canule di Gedel, sotto ancora mascherine pediatriche da adulti e occhialini e per ultimo i cateteri e tutto quanto necessario per la respirazione. Qua giù dietro al nostro sedile abbiamo l'attrezzatura per un primo soccorso con acqua ossigenata, soluzione fisiologica, gazze sterili e sotto abbiamo il cestino. Qui c'è il recupero per le aghi, siringhe che utilizziamo, che poi viene buttato in un contenitore a parte e non nel cestino normale. Adesso c'è tutta la parte degli strumenti. Questo è il respiratore fisso a cui si può attaccare un paziente che durante un lungo viaggio necessita per tutto il viaggio dell'ossigeno. Questo invece è il defibrillatore che può essere usato in maggior parte dei casi dal medico, ma anche da noi volontari perché può essere usato anche come semiautomatico per quelli che hanno l'abilitazione al defibrillatore. Questo è il monitor a cui vengono attaccati tutti i nostri pazienti tramite il pulso ossimetro e questo serve per misurare alcuni dei parametri vitali. Poi c'è collegato anche il bracciale per misurare la pressione e poi possiamo attaccarci anche gli elettrodi che invece sono qua giù in modo da poter effettuare anche l'elettrocardiogramma del nostro paziente. Allora, lì sotto invece abbiamo l'aspiratore portatile che può essere staccato e portato nell'abitazione sul luogo di un incidente quando necessario. Invece quello è l'aspiratore fisso che rimane sempre sulla nostra ambulanza. Sopra qui abbiamo un altro armadietto in cui abbiamo i mattoni per l'immobilizzazione sulla tavola spinale, alcuni collari nuovi, abbiamo il ghiaccio. Abbiamo questa busta che serve eventualmente per arti amputati, sperando di non doverla mai usare. Poi abbiamo gazze sterili e gazze non sterili. Qui sotto poi abbiamo tutto questo vano con tutti questi borsoni
Questo è un altro defibrillatore semiautomatico da portare nelle abitazioni, su luoghi di incidenti. E poi in tutte queste borse, divisi per... qui c'è un kit di primo soccorso, qui c'è tutto il kit di rianimazione, questa è la borsa pediatrica. E a seconda delle esigenze li portiamo nelle abitazioni, sul luogo di un incidente, e praticamente ritroviamo tutte le attrezzature, tutti gli strumenti che ci servono, però li possiamo portare dietro e non sono quelli che stanno normalmente qui sull'ambulanza. Sono tutti strumenti portatili. Qui abbiamo una gamma di collari in base alla misura, il pediatrico, quello ad adulti di varie misure. Poi qui abbiamo l'ultimo armadietto in cui sono contenute tutte le soluzioni fisiologiche. Qui abbiamo anche un altro apparecchio per misurare la pressione, portatile e automatico. E poi abbiamo questo armadietto laterale dove c'è Padre Pio, che contiene tutte le attrezzature di immobilizzazione, il CAD, le steccobende per gli arti superiori e inferiori. E invece qua sotto abbiamo le bombole d'ossigeno portatile per quando magari dobbiamo portare giù un paziente da un'abitazione e deve stare sempre attaccato all'ossigeno. Portiamo dietro queste prima di attaccarlo alle bombole dell'ambulanza. Adesso vi mostriamo il piano della barella, cosa abbiamo in quest'altro armadio, e poi da non dimenticare qui i nostri caschi per eventuali situazioni di emergenza come crollo di case pericolanti, da mettersi per essere più sicuri noi e per poter arrivare dove si trova il paziente. Il piano della barella è traslabile, ovvero si può spostare a destra e a sinistra a seconda delle esigenze. All'interno di quest'armadio abbiamo kit di immobilizzazione pediatrico, le catene, gli attrezzi da scasso, un eventuale fumogeno per tante volte in superstrada accade un'autostrada per farsi vedere dalle macchine che passano. E poi sotto il piano dell'ambulanza, piano della barella, abbiamo altre due attrezzature molto importanti per il soccorso sanitario che adesso vi mostro. Allora, apriamo la barella. Allora, qui abbiamo la tavola spinale che serve per l'immobilizzazione del paziente, che viene immobilizzato grazie a queste cinghie che si posizionano nelle fessure della tavola, e queste cinghie viene chiamato ragno. Sotto invece abbiamo la barella a cucchiaia, il cui compito principale è quello di traslare il paziente dal luogo dell'incidente o dove si è sentito male sulla barella o sulla tavola spinale. E come funziona la cucchiaia? Allora, si apre qui, no, me lo fa fare questo. E ovviamente si apre anche in cima, bisogna essere sempre in due per farle. E prima metti una parte, poi metti l'altra sotto al paziente e poi insieme si chiude, che non si chiude mai. E poi eventualmente, se uno deve spostare il paziente per un lungo tratto, può mettere le cinghie apposite in modo da fermarlo in maniera più sicura sulla barella, che non viene messo o sulla spinale o direttamente sulla barella a seconda dei casi di cosa è successo. Questa, per sommi capi, è la nostra ambulanza. Vi invitiamo, se volete, a venirla a vedere dal vivo. Ci farebbe molto più piacere farvela vedere di persona piuttosto che trasportarvi per un'eventuale emergenza. Che Dio ve ne renda merito. Arrivederci e grazie. Un saluto da Giada.